Salve a tutti amici, sono Mr. Delleric e benvenuti qui con me a un nuovissimo gameplay di un gioco che probabilmente su Steam alcuni di voi avranno visto, che si chiama FTL, che abbreviato potrebbe in realtà significare Faster Than Light. E io volevo mostrarvi questo gioco, nonostante potrete notare una grafica un po' scarna, devo dire che però invece è un gioco veramente, ma veramente profondo, veramente bello. Per quanto io con l'inglese possa essere un po' scarso, d'accordo, qualcosina riesco a capirci, venitemi incontro anche voi, d'accordo, che so che portate molta pazienza, siete sempre stati molto pazienti con me, con la mia conoscenza dell'inglese, ma qua bisogna prendersela un attimino con l'istruzione italiana, che mi hanno fatto studiare inglese a scuola soltanto per 2 anni. Il resto sono autodidatta, per cui per quello che posso aver fatto, anzi sono stato fin troppo bravo probabilmente. Comunque veniamo a noi per quanto riguarda questo gioco. Allora, questo gioco è un gioco particolare. Noi adesso faremo un new game e manderemo a cagare quella partita che stavo facendo, perché si può fare praticamente un solo salvataggio per volta, ok? Il gioco è particolarmente difficile, per cui ragazzi bisogna perderci su un po' di tempo, bisogna imparare un po' bene a giocarci. Allora, praticamente noi dovremo gestire in tutto e per tutto un'astronave con il suo equipaggio. La storia fondamentalmente è molto semplice. Noi stiamo scappando da dei ribelli, ok? Siamo inseguiti da dei ribelli che stanno avanzando. Dobbiamo raggiungere il nostro impero per avvertirlo praticamente dell'arrivo di questi ribelli che ci stanno cercando, anche perché noi dovremo, con noi abbiamo dei piani segreti. Sembra un pochino una cosa alla Star Wars praticamente, no? Che però in realtà è invertito, sono i ribelli che stanno scappando con i piani della Morte Nera. No, qui è il contrario, ok? È il contrario praticamente, e noi abbiamo la possibilità all'inizio di scegliere tra 2 astronavi. Questa che è un gabinetto con i motori, ok? E questa qua invece che è un po' più simile a un'astronave. Qua dentro noi ci stiamo vedendo tutte le stanze con i vari omini, no, dell'equipaggio. Al momento se ne parte, praticamente questa astronave parte con 3 membri dell'equipaggio che noi potremo anche personalizzare, quindi cambiare anche i nomi, d'accordo. Qui parte con, allora, ecco, dicevo, con l'astronave qua di base abbiamo 3 membri dell'equipaggio, sono tutti e 3 esseri umani. Gli umani non hanno particolarmente nulla di interessante e le loro abilità aumentano in base a quello che noi gli facciamo fare. Poi vi spiegherò con calma anche che cosa sono tutte quante queste stanze, perché noi possiamo, ecco, questa è l'astronave da fuori, sembra una supposta, d'accordo, ma non importa, perché questa è peggio ancora, d'accordo, questo è proprio un cesso chimico, ok. Allora, è possibile poi tra l'altro sbloccare diverse astronavi facendo determinate cose. Qua per esempio bisogna avere 6 alieni unici all'interno di questa astronave simultaneamente. Io adesso non sono mai riuscito a sbloccare un'astronave se non arrivando alla fine del gioco, ma vi assicuro bisogna giocare molto per arrivarci, non dico alla fine ma quasi. È particolarmente tosto, per cui lo giochiamo anche a difficoltà easy, ma vi assicuro è facile comunque. Nell'edizione che potete comprare adesso su Steam c'è proprio l'Advanced Edition con 10 che io ho abilitato, dove praticamente ci saranno delle nuove armi, delle nuove applicazioni all'interno delle astronavi, nuove astronavi, tutta una serie di nuove cose rispetto a prima. Veniamo a noi invece per quanto riguarda l'astronave. Allora, l'astronave ha una cabina di pilotaggio, e tenere dentro un uomo all'interno della cabina di pilotaggio significa che l'astronave potrà muoversi, perché altrimenti non si muoverà, ok? Abbiamo altre 2 stanze. Questa è la stanza per l'automatismo, diciamo, dell'apertura porte. Fondamentalmente, se questa astronave, siccome i danni che l'astronave può subire, può subirle proprio anche le singole stanze, se questa stanza non dovesse funzionare, io non avrò la possibilità di aprire o chiudere le porte da solo, le potranno fare soltanto gli uomini passandoci attraverso, ma io non potrò aprirle e chiudere, perché vedete ci sono i portelloni che danno all'esterno. Questo serve praticamente che se per caso dovesse scoppiare un incendio dentro una stanza, io posso spalancare i portelloni verso l'esterno tenendo chiusi tutti gli altri, quindi liberando l'ossigeno da queste stanze, e quindi l'incendio si spegne autonomamente perché non manca l'ossigeno.
Questa è la stanza delle telecamere. Se questa stanza non dovesse funzionare, io non vedo nulla di quello che accade nelle stanze dove dentro non c'è una persona. Poi abbiamo la stanza per curare l'equipaggio che si è ferito. Ok, l'ospedale, diciamo l'infermeria. Questa è la stanza degli scudi. Ovviamente tenerci una persona qua dentro significa anche che gli scudi saranno un po' più potenti, si rialzeranno quando cadono più rapidamente. Questa è la stanza delle armi, la stanza dell'ossigeno, molto importante, e la stanza dei motori, altrettanto importante. Allora io direi che potremmo anche cominciare in realtà con questa astronave. Vedete che con quest'altra astronave abbiamo però un equipaggio di tipo diverso. Abbiamo un essere umano e due altre creature che si chiamano Engi. Questi Engi sono praticamente molto bravi a livello meccanico, per cui sono degli ingegneri miracolosi. Riparano i danni a una doppia della velocità, però in combattimento fanno praticamente cagare, d'accordo? Il danno che infliggono è dimezzato. Ci saranno molte altre razze in realtà, ci saranno quelli che sono molto forti in combattimento, c'è un'altra razza che è fatta tipo di roccia che è immune alle fiamme, eccetera. Vedete che in questa astronave c'è anche una stanza in più che non c'era nell'altra. Questa la vedremo però in un altro momento, d'accordo? Questa stanza qua. Allora, iniziamo con la nostra stanza di base. Vediamo che anche questa astronave parte con due armi, con due equipaggiamenti. Uno è un lanciamissili. E l'altro è un laser. Vediamo le loro caratteristiche su quel pannellino che c'è a destra. Quanta potenza richiede, quanti secondi ci impiega a ricaricarsi, e quanto danno fa, eccetera, eccetera. Lo stesso vale per i missili. Ok. Allora, partiamo e vediamo il gioco. Allora, ok, praticamente la federazione. Allora, ok, la flotta ribelle. Praticamente. Sì, il mio punteggio è basato su quante navi io riesco a distruggere e il numero di stazioni esplorate. E il totale dello scrap collection. Scrap sarebbe l'unità di misura, ma significherebbe anche. Sì, scusatemi, è il denaro, ma in realtà è anche. Come si può dire? I rifiuti, i rimasugli, quando un'astronave esplode, lascia in giro dello scrap, delle schifezze, diciamo, che però è anche una moneta di scambio. Allora, continuiamo. Qua vediamo la nostra astronave, col nostro equipaggio. Non abbiamo neanche rinominato i nostri Cicis Bay qua, ma io voglio allora. Adesso è in pausa, scusatemi, togliamo la pausa con la barra spaziatrice. Io voglio che la flotta. Allora, inizialmente abbiamo il capitano. Voglio uno nella stanza degli scudi e uno nella stanza delle armi. Qui praticamente potremo vedere. Mettiamo in pausa che tanto adesso per il momento non serve. Qui possiamo vedere com'è distribuita l'energia praticamente. Allora, scusate un secondo solo che sposto. Ok. Allora, questa è l'energia che noi dedichiamo praticamente a ogni stanza. La stanza degli scudi ha 2 di energia in più dentro ha una persona, per cui fondamentalmente vedete che ha un più 10% di ricarica, di velocità di ricarica, praticamente proprio grazie al fatto che dentro c'è una persona. Queste due barrette di scudo significa che lo scudo è al primo livello. Se noi acquistassimo per la nave, vedete che qua possiamo vedere. Aspettate, qui ci sono i comandi per saltare nell'iperspazio e i comandi della nave. Qua potremo acquistare nuovi slot di potenza. Ok? Tu voi fate conto che questa è energia, celle di energia che noi possiamo distribuire nelle varie stanze. Prima noi dobbiamo acquistare, diciamo, la disponibilità di una cella. Dopo noi dobbiamo acquistare l'energia vera e propria, ok? È come comprare una batteria. La prima ho la batteria che è scarica, dopodiché io questa batteria la devo caricare, ok? Quindi sono due gli acquisti da fare. Il primo che è, diciamo, mettiamo caso che io voglio potenziare lo scudo. Vedete, mi costa 20 di scrap, noi abbiamo 30, noi in questo momento ne abbiamo solo 2 di slot a disposizione, no? Ne dovessi comprare altri due e vedete che comunque costa, sulla destra vedete costa il primo slot, ne costerà 20, il secondo ne costa 30, costerà sempre di più. Noi acquisteremo due slot, per cui fondamentalmente qui andranno a crearsi altre due celle vuote, ok? Quando io poi andrò ad acquistare, e qui lo posso fare con 20 di scrap, qua non credo che vada ad aumentare,
Quindi aumenteremo la potenza del reattore, compreremo due celle di potere, quindi due proprio power bars. Allora, quando lo potremo distribuire sullo scudo, aumenterà di un punto, vuol dire che diventerà più duro, più tosto questo scudo, ok? Per essere passato. Poi ci sono i motori servono anche per poter schivare i colpi avversari in modo tale che proprio non veniamo colpiti, per cui è molto importante la stanza dei motori, oltre al fatto che questa stanza ci consente di muoverci nell'iperspazio e più energia noi ci distribuiamo, più velocemente l'iperspazio viene a ricaricarsi una volta che noi lo utilizziamo. Poi abbiamo, vabbè, una cella di energia che è sufficiente per curare per la stanza, diciamo, dell'infermeria. Più la potenzieremo e più velocemente curerà l'equipaggio. La stanza dell'ossigeno, ok. Le armi. Fondamentalmente ogni arma vedete che consuma un tot di energia. Per esempio, io adesso voglio attivare i missili e attivare il laser. Consumo tutta. Allora, io vedete che avevo. Aspettate, lo disattiviamo. Io ho tre slot e tre slot mi consuma e ho anche tre barre che non sto utilizzando. Se io li attivo, brucio praticamente tutte le barre, le sto consumando per le armi. Allora, vedete che c'ho anche adesso una persona nella stanza delle armi e infatti mi ricarica le armi il 10% più velocemente. Attenzione, nella nave io posso vedere il mio equipaggio, ognuno dei quali avrà determinate skill, vedete sulla destra. Queste skill vengono determinate in base a come li utilizzo. Più io faccio fare a questo membro dell'equipaggio una cosa, più diventerà bravo nel farla. Mettiamo conto che questo Mort è il pilota. Più tempo io lo lascerò in questa stanza fare il pilota, più lui diventerà efficiente nel farlo. Aumenterà, vedete, evasion più 5. Praticamente avrà un più 5 all'evasione, quindi allo schivare, allo scappare, eccetera. Lo stesso vale per questo, aumenterà la velocità con cui ricaricherà gli scudi o le ricaricherà le armi e via dicendo così. Allora, questa qua è la mappa, premendo su Jump, questa qua è la mappa per vedere da dove noi partiamo e dove noi dobbiamo arrivare per poter, diciamo, quello che noi vediamo adesso è una galassia. Arrivando qua praticamente a questo sistema, noi potremo fare un balzo per un'altra galassia ancora e noi dovremo passare diverse galassie. Che ogni salto diventerà sempre più difficile il gioco, fondamentalmente. Fino ad arrivare praticamente verso la fine. Attenzione, tutti i movimenti che noi faremo andremo a esplorare diversi sistemi. Fra un po' sulla destra vedete che comparirà diciamo, una mezza luna rossa che è praticamente la flotta ribelle che avanza. Noi non dobbiamo mai finire all'interno di questa mezza luna del loro raggio d'azione, perché altrimenti vuol dire che la loro flotta ci ha raggiunto e ci inizierà ad attaccare. Per cui noi dovremo sempre essere un passo avanti a loro, continuare a muoverci, a trovare altre astronavi, ad acquistare nuove armi, nuovi equipaggiamenti, nuove cose, ce ne sono tante. È un bel gioco perché è anche un po' strategico, a me è piaciuto molto. Allora, cosa sono poi tutti questi valori? Questa è ovviamente la vita della nostra astronave, l'energia. Abbiamo detto lo scrap che è la moneta. Questa è la benzina. Ogni volta che faremo un salto consumeremo uno di questi. I missili che abbiamo, questo invece sono i drone parts. Praticamente questa è una cosa che al momento non ci serve. Ci servirà una stanza apposita. Siccome noi potremo utilizzare dei droni, quella stanza sarà apposta per poter pilotare e comandare e gestire questi droni. Ogni volta che noi utilizzeremo questi droni consumeranno questi drone parts, per cui è diciamo, una sorta di benzina per i droni. Qui vediamo l'equipaggiamento, con questo tasto possiamo salvare attualmente la posizione in cui in cui è messo l'equipaggio, in modo tale che se poi lo spostiamo possiamo con questo tasto dirgli ritornate al vostro posto dove vi avevo salvato. Qua possiamo mettere l'autofire perché questi qua possano sparare in automatico quando poi vogliamo. Questa è la stanza delle porte. Guardate le porte, ragazzi. Vedete che io posso aprirle come voglio? Ecco, questa cosa non avviene se questa stanza non fosse
riparata. Attenzione, ogni volta che io apro un qualche cosa, è bene che le altre porte siano chiuse perché altrimenti ovviamente l'ossigeno qua in queste stanze si perde, le stanze diventano rosse, vuol dire che non c'è ossigeno. Quindi attenzione, quando viene distrutta anche la stanza dell'ossigeno, immediatamente correre a ripararla, altrimenti vi crepa tutto l'equipaggio. Allora, togliamo la pausa e facciamo il primo salto. Allora, andiamo qua. Perché voglio fare, diciamo, me la prendo un po' larga, un po' comoda, perché finché non compare la flotta ribelle non mi interessa. Allora, i nostri scanner rivelano che ci sono vicino a noi praticamente un campo di asteroidi. Gli scanner a corto raggio scoprono che ci sono dei materiali che potrebbero ricaricare l'FTL, insomma. Allora, è sempre rischioso, attenzione, perché ci può andar bene, è casuale questa cosa, ci può andar bene, ma ci può andar male fare questa decisione. È troppo pericoloso, ce ne andiamo, oppure dai, proviamo a esplorare questo campo di asteroidi. Io provo. Ci è andata molto bene, perché in questo campo di asteroidi troviamo 21 di scrap, di soldi, e uno di questi che al momento non ci serve. Molto bene. Ok, ci è andata bene, non ci siamo danneggiati. Perfetto. Allora, facciamo un altro salto. Qua distress, praticamente c'è un distress beacon. Beacon, credo si pronunci. Ok, scusatemi. Proviamo ad andare a vedere che qualcuno sta chiedendo aiuto, perché noi ci siamo avvicinati. Allora, a questo raggio riusciamo a vedere che qualcuno ha bisogno di aiuto. Proviamo ad andare a vedere. Allora. Ok, questo segnale arriva da un piccolo stazione spaziale orbitante di un pianeta inabitato. Questo satellite difende il sistema, ma credo che abbia bisogno praticamente di riparazioni e l'equipaggio non può avvicinarsi. Allora, insomma, vabbè, hanno bisogno di aiuto fondamentalmente. Allora, va bene, promettiamo di aiutarli. Allora, io considero le opzioni, vabbè, l'unica cosa che posso fare è difenderli dalla distanza. Ecco, mi sono beccato i danni alla carena. Vabbè, abbiamo perso un po' di danni. Tra l'altro, ecco, c'è stata turca miseria, fermi tutti. Ci è stato danneggiato il punto di comando, che infatti al momento c'è Mort che già sta riparando, per cui lui aumenterà anche le sue abilità nella riparazione. Ma vedete, c'è anche un buco su questa carena, vuol dire che perdiamo ossigeno. Per cui prendiamo immediatamente, per esempio, io non tolgo quasi mai la persona che sta agli scudi, gli scudi sono troppo importanti. Mandiamo a riparare questa persona. Siccome adesso vedete che pian pianino la stanza diventerà sempre più rossa, inizia a perdere ossigeno. Ecco, adesso è venuto fuori anche segnalato meglio. Bisogna che ci mandiamo. Ok, tu vai a curarti. Adesso qua si riprenderà l'ossigeno. Eccolo qua che vedete che adesso sta riprendendo. Questo lo curiamo perché ha perso un po' di vita. Ok, al 100%. Ritorno alla tua posizione e noi possiamo di nuovo saltare. Qua purtroppo abbiamo. Oh, ecco, vedete che la flotta ribelle si sta avvicinando? Benissimo, allora adesso avanziamo. Allora. Ok, abbiamo trovato praticamente una nave ribelle, della flotta ribelle. Allora, noi adesso vedremo che il salto pian pianino si ricaricherà, quindi noi dovremo inizialmente combattere. La velocità con cui si ricarica dipende dalla potenza anche dei motori e dal fatto se c'è o meno uno dell'equipaggio all'interno della stanza. Attenzione, ovviamente questo servirà per scappare. Allora, iniziamo a vedere un combattimento. Perché ci stanno questi qua, ci stanno attaccando. Va bene, d'accordo. Allora, mettiamo un secondo in pausa. Qui noi possiamo vedere le stanze all'interno di questa astronave. All'interno di questa astronave noi vediamo che c'è la stanza dello scudo, c'è anche la stanza dei droni, ma non credo che abbiano un drone. Allora, noi adesso cosa bisogna che facciamo per attaccare? Io ho scelto l'autofire, in modo tale che appena l'arma è carica, ed è questa barretta, automaticamente spara dove io gli dico di sparare. Allora, il missile io gli dico di sparare alla stanza degli scudi, mentre il laser gli dico di sparare
alla stanza delle armi. Perché io faccio questa scelta? Perché lo scudo, scusatemi, i missili non sono bloccati dallo scudo. I missili colpiscono automaticamente. Al massimo si possono schivare i missili, ma colpiscono quando vanno a segno i colpi. Ovviamente però i missili sono limitati, quindi bisogna stare un attimo attenti. Il laser invece, noi qua con questo laser spareremo tre colpi, ognuno dei quali fa un danno. Ovviamente se noi colpiremo lo scudo, il primo colpo va a vuoto perché viene colpito lo scudo. Lo scudo in quel caso lì viene ad annullarsi perché può, se il loro scudo è a 1, e in questo caso lo è, assorbe solo un colpo. Per cui io dico, con il laser colpiamo le loro armi. Se noi distruggiamo la stanza delle armi, loro non possono più sparare. Per cui togliamo la pausa, aspettiamo che le armi si carichino. Anche loro devono fare lo stesso, però generalmente credo che siano un po' più veloci. No, dipende dalle armi che montano. Ecco, loro hanno un laser, ci hanno pure mancato. Ecco, noi colpiamo con tutto, nel senso che adesso loro non hanno scudi. Ok? Loro non hanno scudi perché li ho colpiti col missile. Ho colpito anche con un colpo di laser sicuro la loro stanza delle armi. Allora, io adesso i missili li tolgo. Non gli faccio sparare, non spreco altri missili. Noi adesso vedremo qua che ci saranno delle porticine che si aprono. Vuol dire che loro stanno spostando l'equipaggio e andranno a riparare delle stanze. Vediamo. A meno che non abbiano. Non ci siano già nelle stanze, ma non credo perché questa è la prima astronave che abbiamo. Infatti, ecco, guardate. Con uno l'ho mancato. No, stanno riparando, vedete? È diventato da rosso ad arancione. E c'è stata una porta che si è aperta. Vuol dire che stanno venendo a riparare anche qua. No, io qua mi trattengo. Ok, tre colpi andati a segno. L'astronave è stata distrutta. E ci prendiamo la ricompensa. Ci prendiamo due missili. Un drone part e 21 di scrap. Benissimo. Ok. Allora, facciamo un altro salto, ragazzi. Oh, allora, abbiamo trovato anche due pianeti con lo store, praticamente con il negozio. Nei negozi generalmente si può trovare qualcosa di carino sempre da acquistare. Allora, ok, vediamo cosa si può acquistare. Allora, oltre a poter riparare l'astronave, ok, che si può riparare tutto spendendo 10, in questo caso 10, oppure uno alla volta. Qui troviamo delle stanze da poter aggiungere, alcune delle quali sono nuovissime, non le so neanch'io bene cosa facciano, perché non le ho mai provate. Delle stanze da aggiungere alla nostra astronave, come per esempio Crew Teleporter, che non ho mai usato, lo ammetto. È praticamente un teletrasporto che teletrasporta la mia flotta, scusatemi, il mio equipaggio, nell'astronave avversaria, in modo adatta a fare i combattimenti corpo a corpo. Il Mind Control che temporaneamente posso controllare i nemici, i miei nemici contro di loro, cioè praticamente io li comando e li faccio attaccare tra di loro per un po', ok? Hacking, allora posso bersagliare un singolo sistema per distruggere una stanza in pratica, non è male, però questa cosa serve comunque. Credo che serva anche la stanza per le drone part, per usare le drone part. Vabbè, non importa. Qui noi abbiamo invece delle armi. Abbiamo il laser pesante che ci impiega 9 secondi, è più veloce del nostro. Spara. Allora, richiede uno di potere, non tanto. Però spara un solo colpo e fa due danni. È utile se però riusciamo prima di tutto a eliminare lo scudo. Qui c'è il laser che è abbastanza scrauso perché è più schifoso del nostro. No, è uguale al nostro, anzi. No, anzi, è più piccolo perché. No, che cavolo fa di diverso? Invece. Perché questo è burst. No, no, è più schifoso del nostro. Ok, va bene. Questo invece è un lanciamissili e deve essere più potente rispetto a quello che montiamo a noi perché fa 4 danni. Eh sì, è un po' più potente di quello che montiamo noi, che potremmo anche acquistarlo in realtà, ma
Preferisco evitare i missili. C'è anche una seconda pagina. Qui possiamo addirittura prendere dei membri dell'equipaggio. Alcuni di questi, come vedete, sono di razza completamente diversa rispetto a quella che abbiamo. Questi sono molto forti in combattimento, infliggono una volta e mezza il danno, si muovono più velocemente, però non, cioè non sono quasi in grado di riparare. Questo invece è molto lento, è immune al fuoco. E ha tantissima vita perché ha 150 di vita anziché 100. Allora, io direi che per il momento io riparerei e basta, perché a parte l'IV laser, anzi l'IV laser c'è da farci un pensierino, ma facciamo così, che io potrei anche acquistarlo. Però mi serve uno in più di energia, giusto? Sì, mi serve uno in più di energia, che non è tantissimo. Allora, lo acquisto e lo monto. Vediamo un attimo, mi serve, abbiamo detto, uno in più di energia. Quindi vediamo, ecco, già uno in più di energia sulle armi, che già costa 35, già non ho più abbastanza soldi. Per cui per il momento va bene così. Facciamo un altro salto. Cosa ne dite? Vediamo cosa c'è in questo altro negozio. Non ho abbastanza soldi per fare molto, però vediamolo un pochino. Cazzo, qua c'erano delle altre armi. Firebomb, questa non è neanche male, perché questa qua c'è un'alta percentuale, per esempio, che possa anche partire un incendio. Credo, almeno. Perché self-teleporting explosive, ok, quindi vuol dire che addirittura li teleporta all'interno. Richiede 2. Il Leon Blast invece serve proprio per disarmare i sistemi, quindi fondamentalmente colpendo una stanza fa un danno, ma manda in cortocircuito per un tot di tempo anche una stanza. È l'ideale, secondo me, questa per esempio contro... diciamo contro gli scudi, questo sarebbe anche l'ideale, però non è molto potente in realtà, perché non fa danno praticamente. No, è abbastanza schifoso. Qua c'è la stanza per poter utilizzare i droni. Cos'è questo? Per la velocità, provide 30 secondi per 30 secondi power boost to your reactor. Oddio, non so che cosa comporta. E anche il clone bay, non ho ben capito. Perché automaticamente fa dei cloni del... che bello! Praticamente mi può clonare diciamo, i membri dell'equipaggio morti con delle penalità alle skill. Bellissimo, caspita. Ma è fantastico. Vabbè, per il resto non c'è altro. Vabbè, io sentite, riparo l'astronave e a quel paese tutti, ok? Andiamo oltre. Ci avviciniamo qua. Vedete che intanto stanno avanzando quei ribelli maledetti che ci cercano. Allora, troviamo una nave automatica dei ribelli, cioè praticamente senza equipaggio, che è vicina praticamente a una stazione ribelle. Allora, proviamo ad attaccarla, dai. Urca, questa porca puttana c'ha, come si chiama? C'ha un drone. Questo drone qua praticamente probabilmente mi sparerà. Esatto, Enemy Combat Drone. Questo mi sparerà allo scudo e me l'abbasserà praticamente. Quindi le sue armi mi potranno penetrare più facilmente. Allora, usiamo il missile e lo usiamo subito ovviamente sul loro scudo. Il laser invece proprio sulla loro stanza del drone, in modo tale che così non mi faccio tirare giù lo scudo. Mi ha anche mancato, però con questo sparo di laser praticamente, vedete, mi tira giù lo scudo perché io riparo un solo colpo. Cazzarola, vedete, mi ha colpito la stanza dell'ossigeno. Devo immediatamente mandare a riparare perché sennò rimango senza. Ok, io qua sono riuscito con un missile a colpire la stanza dello scudo, non credo possa riparare perché non c'è equipaggio. Il drone non sta funzionando perché ho leggermente danneggiato la sua stanza. Perfetto, vedete che adesso la sua stanza in questo momento è fuori luogo, è fuori. Non funziona. Per cui io fondamentalmente ora sono al sicuro perché questo spara un laserino del cazzo e il mio scudo potrà ben proteggermi.
Anche se mi colpisce, vedete. Perfetto, tu hai riparato la stanza. Il danno alla stanza poi ovviamente comporta che fa anche un danno alla carena, insomma. Ok, distrutta. 21 di scrap, perfetto. Investighiamo sulla stazione. Guardate che figata, abbiamo trovato 10 di scrap in più, abbiamo trovato anche un drone. Un messaggio. Un drone praticamente di difesa. Questo praticamente vuol dire che orbiterà intorno alla nostra astronave e generalmente dovrebbe sparare i missili avversari che si avvicinano. Non abbiamo la stanza per i droni, per cui non ce ne facciamo nulla per il momento. Allora, ragazzi, noi prima di avanzare, io direi che ci fermiamo qui, facciamo un salvataggio in questa posizione. Voglio sapere però cosa ne pensate voi di questo gioco, voglio sapere i vostri pareri, lo so che è un po' particolare, inizialmente potrebbe sembrare difficile, ma vi assicuro che ci si prende la mano facilmente, poi l'inglese non è. Come vedete, insomma, se lo riesco a capire io, lo possono capire tutti. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi. Noi, ovviamente, qua sui commenti. Ricordatevi anche della pagina di Facebook, in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo gameplay. Alla prossima, ragazzi. Ciao, ciao.